Benvenuti ad una nuova puntata di Storia dei Clown attraverso i video, offerta dall'Accademia di Clown Terapia. Hai messo like? Condividi il video. Dai che ci divertiamo. Oggi ci gustiamo un video di clown del circo classico. Lui si chiama Henry Ayala e ha vinto pure un clown d'argento al Circo di Monte Carlo, quindi vediamolo e poi ne parliamo. Thank you.
excursus delle nostre puntate abbiamo visto tanti diversi clown. Abbiamo parlato del clown contemporaneo. Questo non vuol dire che non continuano ad esistere i clown classici. Henry Ayala ha 40 anni, è nato in Venezuela ma ha 8 anni e si è trasferito in Europa perché è della quinta generazione di circo. Lui è cresciuto praticamente al florilegio di Darek Stogni ed è proprio della famiglia del clown classico. Lo abbiamo visto in questo video in una delle sue entrate, che in realtà non prevedono una ricerca clown, ma prevedono un'interpretazione di canovacci classici. Oggi abbiamo visto il cameriere, ma lui ne ha altri. Potete vedere il gioco che fa con il pubblico e sono anche belli comunque da vedere quelli che sono la storia del clown. Voi dovete immaginarvi che il clown era questo, questa è una rivisitazione contemporanea di qualcosa che già accadeva, d'accordo? Quindi, signori, c'è da imparare dal passato e possiamo trasformare le cose del passato in personaggi nostri, ecco, quello che fa Harry è questo, è una ricerca prendendo dalla tradizione e rivisitandolo nella sua maniera. Tra le altre cose, Harry Ayala è anche un bravissimo funambolo, sempre perché nella storia del circo classico normalmente si imparano tante capacità artistiche differenti. Cosa ci aspetterà la prossima settimana? Lo scopriremo insieme. Più siamo, meglio è. Spargi la voce, rimani con noi. Un bacio dall'Accademia di Clownterapia.